Oh, guarda un po' qui, la bocca sopra il foglio, andiamo a soffiare. Più veri di questo. Aspetta, 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 1, 2, 3. Allora, cosa accadrebbe se la bocca fosse sotto? Si alzerebbe. Ma sopra? Perché? Perché tutto questo? Intanto salutiamolo, grazie per essere qui, il nostro professore Vincenzo Schettini, come stai? Grazie, bene, ciao Massimiliano. Allora, grazie per essere qui, perché la fisica dell'amore, ricordiamolo, parte proprio su Rai 2 alle 23:30. È vero. Questo è il primo esperimento, il nostro esperimento per una mattina. Però adesso, però te lo chiedo. Perché soffiando sopra il foglio si alza? Certo, perché l'aria sopra va più veloce. Okay. E ci dice la fisica allora che la pressione sopra è minore. Quindi si crea una differenza di pressione e il foglio si solleva. Guarda, con un foglio è magico, ma pensare agli aerei è ancora più forte. Gli aerei si sollevano anche per questo motivo. Pensate agli aerei così pesanti, no? Tu dicevi una cosa fuori onda, dicevi sfruttare la leggerezza dell'aria. Ed è questo che dovrebbe succedere anche nella vita. È vero, questo dovrebbe essere veramente il nostro insegnamento. Senti, ti posso chiedere una cosa intanto? Sta per iniziare anche la scuola. Infatti. No, ma no, io chiedo, pensa a questo, pensa a quando mi sono iscritto al liceo scientifico, quindi devo far fisica e avrei chiesto, posso avere il nostro professore? In che modo? Esiste? Accade questo? Fanno a gara ovviamente per stare nel tuo corso? Sì, infatti, cioè questo succede a scuola, tra l'altro io continuo a insegnare e sono molto contento di continuare a fare questa doppia esperienza. Quest'anno l'emozione è forte perché stasera parte la fisica dell'amore e contemporaneamente io inizio a insegnare a scuola, ricomincio l'anno scolastico. Infatti stasera noi parleremo di inizi. E quindi daremo il buon anno scolastico a tutti i ragazzi cercando di capire che nella vita, Massimiliano, si ricomincia sempre. Sempre, sempre un inizio. Perché sempre il punto si comincia. Su che cosa punterete questa nuova stagione? Sempre sul costruire. Tra l'altro, ricordiamo, è andata benissimo la prima stagione. Esatto, esatto. E la fisica dell'amore è una lezione. Io sto portando appunto in classe, anzi non in classe, scusatemi, in televisione, studio. In studio. Però è come se fosse una classe, se ci pensi, perché tanto tutti quanti imparano. E sì, mi confondo, perché in realtà io sto portando in studio delle lezioni, cioè si parte dalla lezione di fisica, si parla di un argomento di fisica per fare un parallelo con la realtà, con la vita, con i sentimenti, cioè comprendere l'incertezza dei sentimenti attraverso la certezza della scienza, perché la scienza ci può aprire la mente, se, soprattutto ai giovani, per fare questo. Senti, il fatto che comunque ci siano sempre anche dei personaggi, me lo ricordo nella prima stagione, ci saranno anche nella seconda? Assolutamente sì, stasera avremo 5 personaggi molto diversi tra loro, ci sarà Piero Chiambretti, Elettra Lamborghini, Benedetta Rossi, Emma Stoccolma e il campione medaglia d'argento del Fioretto a squadre, Tommaso Marini, che tra l'altro farà Ballando con le Stelle. L'ho conosciuto ieri. Immagino. È altissimo, tra l'altro. Tommaso ha detto delle cose molto molto carine. Tra l'altro ha 24 anni, Tommaso. Cioè, per parlare, vedi, del sacrificio dello sport, come ti insegna il metodo, un po' come la scuola. Cioè, si continuerà a raccontare la fisica anche attraverso questi personaggi. Tra l'altro, nella fisica dell'amore, della seconda stagione, ancora di più, farò le interrogazioni. Senti, mi dici una cosa, visto che hai già nominato un compagno per me, ma la fisica come ci può aiutare nel ballo, ad esempio? Ah, vabbè, tantissimo. Allora, io ne approfitto. Tantissimo, tanti. Tu ricordati, a Ballando con le Stelle. Io lo chiamo. Pensate entrambi molto alla fisica. Intanto, quando un ballerino gira, fa questo e chiude le braccia. Guarda che bello. Fa giro, vado lento, chiudo. Aumenta la velocità. Fallo tu che stai facendo le lezioni di ballo. Chiudi, bravissimo. Aumenta la velocità. Perché aumenta la velocità? Ci dice la fisica che il raggio diminuisce, perché ci avviciniamo all'asse di rotazione, avviciniamo tutto il corpo. Il raggio diminuisce e la velocità aumenta. È la cosiddetta conservazione del momento angolare, che viene applicata tantissimo dai ballerini. Ieri abbiamo provato una cosa, dobbiamo la salutare, però ieri abbiamo provato una cosa. No, un passo dove lei diceva tieni, poi all'improvviso gira col piede e teniamoci. Quindi pensavo un po' a una lavatrice, tenendoci però senza cadere, e aumentava l'accelerazione. Che cosa succede? Chiaramente si accelera, è ovvio che tu imprimi una forza, ce lo dice Newton, ma quello che accade è che la ballerina sente su di sé la forza centrifuga, cioè si allontana da te, si allontana dal centro, quindi pensate, i ballerini, quanta fisica applicano. Ecco, che bello. Mi sarai utile. Vincenzo Schettini questa sera alle 23:30 su Rai 2, la fisica dell'amore. Non perdetelo.
Grazie, grazie. Grazie a tutti, buon anno scolastico. Adesso TG Parlamento, poi TG Ulisse e vi aspettiamo qui nello studio di Una Mattina, tra poco. Grazie.